Salve ragazzi, sono Lady Nightingale e bentornati al mio gameplay della famiglia Washington e anche Price, voglio dire, c'è una Washington e un Price. Per cui, niente, prima di cominciare a dire qualunque cosa, voglio salutare Melissa, Marika, Paola, Francesca, Ivan, Jovine, Gaia, Bianca Ferrario, Romu 2501, Alessia Palazzo, Mary Sims, Viola Pistolesi, spero di aver scritto bene il suo nome, Andrea Zavogliano e la ragazza che scoprì l'amicizia. Ragazzi, vi voglio bene, vi ringrazio per l'infinita pazienza. Niente, spero passiate una bellissima giornata. Grazie di seguirmi e di sostenere il mio canale. Comunque, parlando di cose serie, la mia gola sta molto bene. Cioè, molto bene. Diciamo che sta meglio di quanto stava la settimana scorsa. Ci ho avuto una settimana per riprendermi. Un botto di antibiotici e un botto anche di lacrime, però ce l'ho fatta. Yeah! Comunque, sì. Ho un bel po' di cose da comunicarvi. Cioè, non un bel po', però qualche cosa da comunicarvi. La prima cosa è la risoluzione dello schermo. In pratica, in questi giorni ho ritrovato il mio vecchio schermo. Il mio schermo, non lo so, lo usavo qualche anno fa, forse 3 anni fa, se non sbaglio. Comunque, il fatto sta che questo schermo è molto più grande, quindi il gioco. Quindi la schermata del gioco è molto più comoda, perché vi faccio vedere subito, come potete vedere, qui c'è molto più spazio, qui c'è molto più spazio, tutte queste, insomma, cose. Per esempio, questo pannello non mi copre la metà del gioco, come succedeva con l'altro schermo, per cui non lo so, sto provando ad usare questo. Il fatto sta che la risoluzione di questo schermo, o meglio, non la risoluzione, i parametri di questo schermo sono diversi da quello precedente e sono un poco, cioè l'altezza, no, di questa inquadratura è leggermente diversa insomma, dal formato standard YouTube, per cui magari mi troverò a tagliare la parte di sopra, quindi quella con le opzioni come, che ne so, costruisci o modifica la città o quant'altro, non credo siano importanti alla fine del nostro gioco, ma nel caso vi desse fastidio tornerò all'altro schermo. Non lo so, provo ad editare, insomma, la cosa. Provo ad editare il video e vedo come mi trovo. Se non mi trovo, può darsi che il prossimo video sarà, cioè, insomma, il prossimo video tornerò al mio vecchio schermo. Quindi, non lo so, ragazzi, è un esperimento quello che faccio a questo video. Un'altra cosa che vorrei comunicarvi che questo gameplay finirà in una decina di puntate, perché diciamo che non è che non ho più niente da dire, ma ho già una fine, ok? Ho una fine perfetta per questi due ragazzi. Ho programmato bene o male come deve andare la cosa, ovviamente. Posso sempre cambiare e continuare per altre 50 puntate. Comunque, nel frattempo sto preparando. Oh mio Dio. In pratica avrei tipo 4 gameplay in sospeso. 4 gameplay che dovrei fare su questo canale. Tra cui la seconda stagione della Disney Legacy Challenge. Fatemi sapere se volete vederla oppure no. Nel caso la rimando un poco più in là. Insieme ovviamente agli gameplay di Jonathan e Annabelle che succederà, ma succederà un po' più in là, ok? Il gameplay di Supernatural credo che voglio aspettare l'uscita della prossima expansion pack per farlo. Per cui, non lo so, perché voglio dire, questo mese, non so se domani o comunque in settimana, questa settimana avremo un nuovo stuff pack, quello dei bambini. Non vedo l'ora di comprarlo. Comunque, voglio dire, questo mese abbiamo avuto un sacco di materiale in più dal gioco e credo che si sta avvicinando pure il momento in cui avremo una nuova expansion pack, perché non ne abbiamo una da un bel po' di mesi.
bel po' di mesi, tipo 7 mesi se non sbaglio, ed è tanto per gli standard della EA, per cui credo che per Supernatural voglio aspettare quella patch, vedere, non quella patch, quella expansion pack, voglio vedere cosa mi offre e costruire il mio gameplay su quello. In ogni caso sono propensa, una volta finito il gameplay di Elsa e Zachary, di fare il nuovo gameplay che ho in mente. Vi ho già annunciato qualcosa a proposito nel video precedente, ma voglio tenerlo segreto. Vi basti sapere che è un gameplay simile alla famiglia Price. Mi sto impegnando moltissimo a farlo, infatti ho passato tutta la settimana scorsa, ogni minuto che avevo a costruire una casa, cioè arredare una casa che ho scaricato dalla galleria, ma ho finito per cancellarla, quindi perdere un bel po' di giorni di lavoro e ricostruirla da capo vuol dire che ci tengo, per cui non lo so. Spero vi piaccia, ma non vi dico niente. Comunque sì, Elsa ha un makeover e è finito con gli annunci. E dunque, vediamo. Oggi è il compleanno di Zachary, quasi il compleanno di Zachary, manca un giorno, ma credo sia il momento di farlo passare d'età, anche perché, voglio dire, sì, è proprio il momento di farlo passare d'età, per cui, senza perdere tempo, vorrei magari poter uscire con il Gentleman Club, perché usciamo sempre con il Vortex, ma il Gentleman Club non l'abbiamo mai esplorato, per cui ho aggiunto Elsa temporaneamente, perché non vorrei escluderla dal compleanno di Zachary, se non altro. Dopodiché, che ne so, sono le, ok, le 2 di pomeriggio, l'ora di pranzo, insomma, per cui chi sta chiamando? Elsa? Ah, ok, Prince ci dà il benvenuto, non ci interessa. Comunque, mettiamo in modalità live, per carità. Comunque, Elsa è tristissima. Per altri 2 giorni abbiamo qui l'urna di Federico. Alcuni di voi mi hanno chiesto di resuscitarlo, ma non lo farò. Sapete come sono fatta? Non lo farò, ma Federico avrà ancora da dire. Insomma, in questo gameplay ho ancora un sacco da fare con Federico, anche se in forma di fantasma. Quant'altro? Mi piace questa piscina, ragazzi. Comunque, sì. Elsa è triste, ma non fa niente perché. Oh mio Dio, c'è Prince. Prince, che ci fai qua? Comunque, sì. Non so se ve lo ricordate, ma ultimamente Zachary, dato che insomma è impazzito, è instabile, molto molto instabile, per cui ha deciso di lasciare Sergio e insomma ha fatto un bel po' di casini. E tra questi casini c'è questa tresca amorosa con Prince. Infatti, io non so se. Vai a, che ne so. A mandargli un bacino o quant'altro. Oh, perfetto. Comunque, direi di non perdere tempo perché ne ho già perso abbastanza. E andare in un ristorante. Ok, perfetto. Credo che ci siamo tutti. Zachary, che cazzo ti sei messo addosso? Io che cazzo ti ho messo addosso? No, più che altro volevo, sì, vedere se ci sono tutti i membri del Gentleman Club. Ok, c'è Prince qui. Zachary ovviamente, c'è Melvin, c'è Lucas, c'è Tyler. E c'è Elsa che, vabbè, non è proprio un membro, ma ce lo faremo bastare. Comunque, andiamo subito a fare una prenotazione. Ok, si fanno qui le prenotazioni. Suppongo, neanche lì. Ok, si fanno qui, perfetto. Chi è questa qui? Non ci interessa. Ok, chiedi un tavolo. E siamo in 6. Spero ci siano dei posti qui. Comunque, è il ristorante della cucina Fusion. Cioè, più che Fusion, è quello più costoso comunque, che fa di quei piatti alieni, credo almeno. Spero di non sbagliarmi. Comunque, oh mio Dio, cioè, adoro Elsa con. Ok,
cioè, anche se mezza triste, con ancora le ceneri di Federico nell'inventario. Comunque, adoro il suo vestito. Le sta bene comunque. Ah, vediamo. Zaccari, mi dico, così assomiglia un sacco a Jonathan. Your water parts? It's huge. It's rouge. Chi è? Ok, Prince. Non sono sicuro. Ah, ci hanno diviso per caso? Oh mio Dio. Ok. Ah, ho abbassato i muri. Niente panico. Oh mio Dio, chi è? Oh mio Dio, è Sharon! Con i suoi genitori. Comunque, Catherine è di nuovo incinta. Sì, perché? Voglio dire, si merita un altro bambino questi due. Comunque mi piace come ovunque andiamo questi due. Insomma, stanno sempre al ristorante. Mi fa solo piacere che stavolta hanno deciso di portare anche la figlia. E mi disturba tantissimo il fatto che ci hanno diviso. Elsa, non ti piace la tua sedia? Siediti, per favore. Comunque abbiamo anche una torta che tireremo fuori al momento opportuno perché nel frattempo ok, ordiniamo e abbiamo le bollette, le paghiamo dopo. Ok, vino bianco per tutti quanti, perché no? Voglio dire. Anche se secondo me Elsa vorrà. Non mi piace, voglio questo. Vino, che è il più costoso ovviamente, e noi ci meritiamo il meglio. È da mangiare. Oh, wow! Non sono per niente. per niente invitanti questi piatti. Credo che questo sia del ramen. C'è la pasta, c'è. Non ho mai mangiato questa roba in particolare, ma credo che. Ok, Prince e Zachary si prenderanno questo. Cos'è? Ok, Elsa si prenderà Space Taco, perché sì. Chi si prenderà i noodles fucsia? Vediamo un poco. Ok, Melvin, mentre Tyler qui si prenderà. No, Melvin. Ok, mentre Tyler qui si prenderà. Questo. No, ok, il ramen, perché. Sì, anzi no. Lui si prenderà il ramen. È Lucas, sì, è Lucas. Elsa si prenderà il taco. Mentre qualunque cosa sia questa cosa, se la prenderà Tyler. Perfetto, così possiamo vedere più piatti contemporaneamente. Speriamo di non aspettare altre 10 ore. Prima di. Aspettate un attimo. Conosco questo tizio, sì, Alexander Goss, ma conosco anche questa tizia. È Kaylee, è la nipote di Christopher. E in pratica è sorella di Melvin, ok? Fondamentalmente. Non sapevo che lavorasse qui. Non ditemi che era il nostro. Infatti non era nostro. Che sciocca che sono. Comunque,
voglio approfittare dell'occasione per flirtare un poco con Prince. Perché no? Prometti di dedicargli una canzone perché ho messo in pausa. Dopodiché flirta. Fai una domanda sconcia perché voglio dire, è il momento giusto. Siamo in un ristorante super chic a mangiare piatti super chic che costano un sacco, ma non sanno di niente, secondo me. Comunque, voglio una foto ricordo. Ok. Chi si è portato appresso il latte? Vorrei saperlo. Non Zachary, non puoi bere il latte al tuo compleanno. Comunque, credo che... No. Però ci vorrebbe proprio qualcuno che... Se non altro ci portasse da mangiare. Vorrei anche che Zachary e Print facessero fichi fichi. In questo episodio, ma credo che non sarà possibile, quindi. È arrivato il nostro cibo, perfetto. Non è il nostro. Mi sembra giusto. Elsa è ancora a lutto, ovviamente. Ovviamente. Ovviamente sta il cellulare. Ovviamente. Vorrei una foto più. Magari ecco qua. In questo modo. Così riusciamo a averli tutti quanti nella foto. Anche perché voglio dire, Else e Melvin sono stati esclusi. O qualcosa del genere. Comunque non c'è neanche minimo di musica. Ok, vediamo un poco. A parte i calici di vino super costoso. Sbaglio o il cibo di Elsa si sta illuminando? Mi sa proprio di sì. Oh mio Dio, brilla! Che cosa carina! Ok. Vediamo un poco. Ok. Ripeto, il cibo non sembra molto molto buono, ma basta che costa tanto, suppongo. E allora possiamo far finta di essere gente super super chic o quant'altro. Mi piace come insomma le feste di Elsa qui finiscono per essere non lo so, una dance party o qualcosa del genere. Una specie di discoteca con una vittima inevitabile sempre, ogni volta. Mentre le feste di Zachary sono... voglio dire, sono cinque ragazze single e poi Elsa, che fondamentalmente si abbuffano di vino e mangiano piatti alieni. Perché adesso è super sicura di sé? Perché ha ricevuto un messaggino buono. Perché... Ok. Perché ha mangiato un cibo fantastico e adesso si sente molto sicura di sé e felice per 6 ore. Wow, ci vuole poco per farla distrarre dalla morte del suo fidanzato. Ok. Suppongo che vada bene. Comunque, credo sia l'ora adesso che... Dov'è la torta? Dov'è la torta? Non ditemi che non ho portato la torta. Bene, veniamo al dunque. Elsa ha preparato una torta al momento, fa niente. Vediamo di metterci delle candeline e finalmente far esprimere qui il cazzo di desiderio a Zachary. Ok. Vediamo dove possiamo mettere questa torta. Oh wow. Qua sopra.
No, qui. Ok, va bene, ci sta. Ci sta, intanto loro hanno finito di mangiare. Tac, sta usando il bagno. Mi sembra oltremodo giusto. Esprimi un desiderio. Perché no? Comunque, prima che succeda questo, volevo farvi vedere che qui, insomma, ci sono Christian e sua moglie Alice con un bel pancione. Non so se sta al primo o al secondo trimestre, secondo me è il secondo. Comunque, poi qui c'è Lawrence Howell che ha un ruolo in questo gameplay. Infatti, Elsa andrà a presentarsi con lui così a random, perché no? Fatemi passare questi muri che mi stanno facendo venire il cancro, sinceramente, comunque. Ok, mi piace come se il bambino qui sia l'unico a festeggiare, comunque. Vediamo un po'. Ok, complimenti Zachary. Oh, no, è uscito dal Gentleman Club. Cosa? Sì, mi sembra oltremodo giusto dal momento che possono entrarci solo i giovani adulti. Wow, il resto di loro. Mi sa che devo cambiare le regole di questo club perché voglio che Zachary resti. Comunque, niente, Zachary adesso è un uomo adulto. Wow, magari si merita un makeover pure lui. Infatti, oh mio Dio, già lo vedo molto, molto più incazzato. Comunque, niente, ragazzi, credo che concluderò qui la puntata. È stato un piacere parlarvi. Se vi è piaciuto l'episodio, mettete un bel pollicione in su. Non lo so, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. E niente, io sono Wicked Witch e spero di parlarvi nel mio prossimo video. Bye bye!